ci siamo goduti tutta la fase a gironi di questo torneo, di questa terza edizione della YouTuber Summer Cup. Molte sorprese, qualche giocatore che si è preso la scena, qualche polemica di troppo. Calcio di rigore per la Roma, altre polemiche. Ma che fallo è? Qualche punizione che ovviamente ne è conseguita. E poi i playoff che purtroppo a livello personale ci hanno anche tolto qualcosa. Antoine para, para Dario. Il Napoli batte la Roma ai calci di rigore. Vendico la Roma, non ti preoccupare, vendico la Roma. Ma non sono io a presentarvi le squadre, non sono io a presentarvi quello che vedremo oggi nel dettaglio, perché c'è una persona che è sicuramente più adatta, più bella e più preparata di me. Lasagna! Ciao Fede, come stai? Come hai riassorbito il meglio dell'ultima lutto volta di ieri? Che ci siamo visti sicuramente, non a voce, eh? A voce sto peggio di ieri se possibile, tant'è vero che ti spoilerò già che anche oggi mi sono affidato a un telecronista speciale. Sono curioso di vedere chi è. Esatto, però... allora, Mancio non ha portato bene, eh? Siamo usciti. Non molto, però forse non è stata colpa di Mancio. Ma comunque vediamo in grafica anche chi andrà a giocare oggi. Vediamo Milan e Napoli e Inter e Lazio. Tra l'altro Fede, me lo ricorderai benissimo anche tu, visto che io l'anno scorso non c'ero. Sono anche le stesse quattro semifinaliste dell'anno scorso. Questa è una particolarità incredibile, eh? Proprio stessi incastri, lo scorso anno passò l'Inter, passò il Milan e poi l'Inter vinse la finale. Quest'anno che succede, Sandra? Io non dico niente, che l'ultima volta ho portato male. E oggi appunto, per la prima volta mi voglio sbilanciare. Secondo me la Juve oggi parte avvantaggiata. Ecco, perché l'ha detto, la squadra vincente della YouTuber League è la Lazio. In ogni caso, mentre Lasagna si prepara ad ascoltare i primi protagonisti, perché cominceremo da Inter-Lazio, io accolgo colui che racconterà questa partita e non solo, il telecronista d'eccezione di oggi, sempre scuola da Son, Gabriele Giustiniani. Buon pomeriggio a tutti. Fede, grazie per l'invito, un piacere essere qua. Bene, allora guarda, io ti lascio ripassare al volo, scaldare un po' la voce. Vai. Perché qui è tosta, col pubblico che si fa sentire, e quindi ci divertiremo. Comincerai da Inter-Lazio, in bocca al lupo. Grazie Fede, ciao ragazzi. E allora, mentre Gabriele scalda la voce, io ne approfitto per presentarvi lo sponsor che ci accompagnerà in questa seconda parte della YouTuber Summer Cup, per le semifinali e per le finali di questo torneo. IRAP, che voglio ringraziare, lo leggete qui accanto a The Pitch, che ringraziamo ancora per aver supportato questo evento. E lo so, IRAP la conoscete bene perché ve ne ho già parlato in passato con la YouTuber League. Non è solo una borraccia, ma molto di più, perché vi basta mettere l'acqua, inserire il pod che preferite e poi bere, però mi raccomando senza inclinare. A questo punto sentirete il sapore del pod, e questo accade grazie alla scienza, perché intanto bevete l'acqua e vi fa bene, soprattutto d'estate, perché è importante idratare il vostro corpo, ma il tutto sentendo un buon sapore. Ad esempio io oggi ho scelto il gusto guava, che poi che è? Però vabbè, adesso la assaggio ovviamente con IRAP. In ogni caso vi lascio il link qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando fateci un salto. Ma adesso è il momento di partire con la YouTuber Summer Cup, anche oggi prima semifinale Inter contro Lazio. Ecco, io vi volevo chiedere, volevo farvi una domanda riguardo a una figura, Jay Pata. Gabri, tu sei sempre stato molto protagonista in questa Inter, ti senti oscurato da una presenza come lui? No, sinceramente no, perché comunque ci intendiamo molto bene e mi dà possibilità anche di usare meno energie e spartirle per bene per tutta la partita, e se segna lui sono più che contento. Ti abbiamo visto giocare anche in difesa, in che modo contrasterete Jay Pata? Ti senti pronto? Ma allora, sicuramente non ci inventeremo nulla di nuovo, perché i giocatori che abbiamo sono quelli che abbiamo e credo che comunque potremmo far bene. Saremmo dovuti essere qui con i due mister, ma abbiamo solo Ematoshi, perché evidentemente Iaio ha troppa paura di questa Inter che, secondo te, è giusto dire Pata centrica? Sì, ma non troppo, perché il gruppo alla fine fa tanto, perché sai, tante volte quando uno non la passa mai, di solito si prende un po' gli insulti. Invece dai, qua ha aiutato tantissimo, quindi sono, è anche gruppo centrica. La prima semifinale Inter contro Lazio. E allora si parte con il primo pallone gestito dall'Inter. Pressione subito forte da parte della Lazio. Dai raga, come l'anno scorso. Gnabry.
prova lui a cambiare gioco. Si presenta all'Inter per la prima volta in maniera effettiva. Dall'altra parte Gnabry realizza subito il gol dell'1-0. Il capitano lancia subito la prima dedica. È lui, quando conta Gabri c'è sempre. Assegno in finale lo scorso anno nel derby contro il Milan. Assegno nelle partite più difficili della fase a gironi. Assegno oggi in una partita delicatamente importante. Dai regà, forza! Ancora Inter. Prova ad andare uno contro uno, uno contro due. Si creano gli spazi internamente. Chiusura eccezionale da parte di Nemos. E poi ancora Gnabry che ci prova. DC System, gran riflesso. Bravo Gabri! No, così! Gnabry intercetta. Ancora, DC, continua! Due contro tre, parte da solo, accena. Prova ad incrociare! Mamma mia! Pazzesco! 2-0 per l'Inter. Giocatore fortissimo! Impressionante Gabri, impressionante. Sono tre giorni che fa quello che vuole. Sono tre giorni che provano a capire come fermarlo. E chiaramente non hanno ancora capito. Guardando anche le due panchine, è vero che adesso... Tanto, occhio a Gnabry che va in profondità col pallonetto addirittura, campo finito. Arbitro, la maglia. Raga, siamo scomposti! Marcate Gigi! Ancora Lazio. Palla dentro! Arriva il gol del 2-1. Dicevamo di una reazione di carattere, di orgoglio che doveva arrivare. È arrivata, puntuale, servita, e la Lazio riesce a riaprire questa partita. Gira, dai che manca poco. 30 secondi, raga, su. Jipata, poi Isaac all'indietro. E adesso accelera. Eccolo che parte, Jipata tutto destro. Non c'è lo spazio per andare alla conclusione. Isaac avrebbe il pallone, Jipata fa tutto da solo. Ha già visto la porta, prova a calciare. No, no, così no, Di nuovo lui. Inza già pronto dentro l'area di rigore, eventualmente a ricevere il pallone. Eccolo che arriva Jipata forte. Stavolta non c'è stata deviazione, ma c'è invece il fischio da parte dell'arbitro. Finisce dunque il primo tempo. Bello, bello. Aperta la partita anche grazie al gol di Gigi. Facciamo una domanda che non si è mai fatta in Super Flash, come si dice in gergo tecnico, a fine primo tempo. Che primo tempo è stato? Io cerco di anticipare il pensiero dei miei avversari, l'unica cosa che provo a fare. Secondo tempo loro andranno all'arrembaggio, noi cerchiamo di chiuderci, ma di ripartire. Cerchiamo di chiuderla e di non farci chiudere. No raga, è rischiosissimo. Ah raga, un suicidio! Va bene, va bene. Ragazzi, ci diamo il coach. Stiamo là, stiamo qua. Anche l'Inter ha cambiato un po' alcuni riferimenti offensivi. Adesso però occhio a Lorenzo Roma che prova a liberarsi con la conclusione col destro. Ah, è un suicidio. Va? Ma dove va? Come spesso accade. Occhio a DC System che ci prova. Va bene. Calma. Ovviamente la reazione dei tifosi della Lazio non può che essere quella. Occhio anche a Gnabry. È entrato anche lui, va via. Jipata centrale, lo ha visto. Eccolo il pallone col tacco. Me ne andavo, te lo dico. Raga, due minuti, date tutto. Si accendono le luci. Esatto. Come una famosa canzone dicevo. Adesso in realtà stavo richiamando la canzone. Non è partita. Parte tecnica da rivedere. A proposito di tecnica, Jipata, doppio passo, Jipata, DC System, ancora Jipata scatenato. Troppo spazio gli dà Mappata, Occhio centralmente, Baghi, poi arriva sulla destra, Kobianchi. È finito. Dai raga, l'ultimo sforzo, 40 secondi, dai. Jipata può girarsi, quasi un tiro libero, ancora per Gnabry, ha visto la porta, prova la puntata, stramacci determinante. C'è più tempo, l'Inter vince e anche quest'anno è in finale. Incredibile, incredibile. Tre edizioni in cui l'Inter si porta a casa questo risultato. Poi ovviamente la finale andrà giocata. Bisogna capire contro quale avversario. Se il Napoli, che i nerazzurri hanno già affrontato e battuto nella girone, o se il Milan, la finalista e l'avversaria dello scorso anno. Io direi a questo punto che ci sentiamo Gabri i protagonisti. Prima però, assolutamente, è il momento dell'Inter. Spaventerebbe di più in finale, Milan o Napoli? Ma sicuramente il Milan, perché il Napoli l'abbiamo già affrontato e siamo riusciti a dominare abbastanza
Bene, più che altro il Milan non abbiamo ancora sfidato, quindi sarebbe comunque bello rifare una finale con loro come l'anno scorso. Andrea, tu ieri hai detto che non ti godi mai una vittoria perché succede sempre qualcosa. Oggi sei pronto a goderti questa vittoria senza nessun intoppo? Vabbè, allora innanzitutto spero di vincere, però spero anche di non far piangere Harry, come ho fatto con Fede. Soprattutto, no, vabbè, rimarchiamo comunque tutta questa Summer Cup è basata comunque su un grande affetto anche tra te e Fede. Sì, assolutamente sì, per me è un fratello come lo è anche Harry e molti altri qui presenti. Vabbè, almeno un'Elite in finale. Un'Elite sicuramente sarà in finale, ci ritroviamo dopo un anno. Ogni volta che c'è una vittoria del Napoli ci sono sempre polemiche, succede sempre qualcosa. Anche questa volta ci saranno altre polemiche? Spero di sì. Cazzo, scusi, ma vuoi vincere una sul campo o dobbiamo fare sempre casino qua? Secondo te, visto che non è la prima volta che queste due squadre si affrontano in semifinale, ci sarà lo stesso risultato dell'anno scorso, ovvero che appunto passerà il Milan? Beh, io spero proprio di sì, comunque. Spero che mi portino in finale, così posso diventare il migliore in una cosa inutile come essere il mister alla YouTuber Summer Cup, capito? Cioè, una inutilità per una persona un po' inutile come me. Abbiamo dominato il girone, li abbiamo spaccati, io questi qua li voglio ammazzati, sì, sì, questi qua devono andare fuori con le lacrime agli occhi. Raga, ascoltate, non ci dobbiamo adeguare anche se vinciamo, perché dopo abbiamo la finale. E noi dobbiamo continuare con la stessa intensità. Oh, vai, 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 vincendo o perdendo le partite abbiamo messo tutto in mezzo al campo, tutto onorando la maglia. Ok, togliamoci sta soddisfazione che ci proviamo da 3 anni e non ci riusciamo. Proviamoci e buttiamo tutto in mezzo al campo. Perché chi ha comando è chi? Chi ha comando è chi? Chi ha comando è chi? Napoli! Dai, vai giù! Tra l'altro il Milan ha scelto la punta bassa, devo dire. E parte subito con Ragnar che cerca la porta a modo suo. È un portiere che calcia, è un portiere che spaventa. Tra l'altro gioca senza guanti, proprio come si faceva una volta. Occhio dalla parte opposta il Napoli con Mirko che non riesce a tenere questo pallone. Allora partita subito esplosiva con Samuel che è andato 1 contro 2. Samuel con la punta, ribattuto da Iannace. Bravi ragazzi, bravi! Samuel in anticipo su Mirko, è ripartito. Bravo! Bravo André! Bravo! Iannace su Fius che si fa anticipare da Nelson Dario. Bravissimo, anche perché è riuscito a non usare le mani. E allora Ragnar! Che cosa ha fatto? Appoggiata lì. Un gol pazzesco! Pazzesco! Di Ragnar! Oh mia ragazzi! Sinistro all'incrocio, l'avevamo già visto da qualche parte Ragnar, che contro la Juve nella YouTuber League, dopo una triangolazione con Berlini, l'ha fatto bello, ma in confronto a questo l'ha fatto bruttissimo. Qua succede qualcosa. Sì, 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 sì. Ha fischiato l'arbitro. Samuel! Eccoci qua. Palo! E poi il pallone resta lì, buono per Talamoni! Murato da Dario. Napoli che deve ancora mettersi in gioco. Nel Napoli è entrato Crispo e si iscrive subito alla partita. Ragnar ha idee diverse. Eccoci. Occhio a Crispo che la finta e mette a sedere praticamente l'avversario. Bravo Ragnar! Calcio d'angolo da seguire. Crispo in porta con Ragnar che prende anche questa. Sempre angolo per il Napoli. È qui Mirko Ragnar. E io, la maglia. Io ho visto Mirko dire chiedi scusa. Zoccolo duro. Movimento di Harry, porta via l'uomo, zoccolo duro dentro, Lazzadario! Istinto! Dai! Samuel, la sposta per calciare, Dario ancora! Bravissimo! Ragazzi seguiamoli, ne stanno due avanti adesso all'over, due avanti e due dietro! Napoli che prova a rimanere aggrappata alla partita in generale, solo contro l'Inter nel girone non c'è riuscito. Ma questa è una squadra con carattere, questo non lo dimostra certamente da stasera.
che prova a ripartire, ma adesso c'è tanto agonismo. Occhio. Grande palla per Lazza. Destro del capitano che fa 2-0. Vamos! Vamos! E finisce così il primo tempo, proprio sulla sirena, come direbbe qualcuno, mentre Ragnar va a izzare la folla. 2-0 Milan all'intervallo. E allora sentiamoci rapidamente un protagonista che non può che essere il ragno rossonero. Ragnar qui per un flash. Ragnar col mancino da casa sua, un gol straordinario. Quanto lo volevi? Perché abbiamo visto hai calciato già da subito al fischio d'inizio. Allora, l'hanno chiesto in tanti questo gol, ho aspettato ai gironi nelle partite più importanti, è lì che si fa la differenza, solo questo. Basta, quindi quando lo chiedete arriva lì, lì, dovete solo saper attendere. Buon secondo tempo. Anche questo insomma un suggerimento soprattutto tattico, mentre Nelson duella con Baffo fino in fondo al cross per Bucci. Dario tiene in vita il Napoli. Mettio su Crispo, che non fa il lavoro di Mirko questa volta, poi Talamoni. Nelson, arriva anche Lazza a sostegno, si apre Talamoni, Lazza con la punta sulla traversa. Ragnar, c'è ancora campo, l'ha fatto ancora, c'è ancora Ragnar, l'ha fatto ancora, incredibile, 3-0 Milan, sua maestà. Prendersi l'ovazione! Fischia l'arbitro. Va! Crispo! Ragnar ha messo il pallone a dormire. Ha inglobato il pallone. E poi riparte anche. Chiude Baffo, ma c'è Lazza. Giù Ragnar! E Ragnar cosa fa? Vendi con la Roma, non ti preoccupare, vendi con la Roma. Ragnar! Ragnar! Vabbè. Ragnar! Quanto sei pagliaccio? Sei proprio un pagliaccio, sei! Signori, Federico Marconi è rimasto senza parole, incredibile! E il Milan è in finale per il secondo anno consecutivo, batte il Napoli e raggiunge l'Inter. Azzurri che si giocheranno la finale terzo e quarto posto contro la Lazio. La finale la conosciamo già. Due domande per te, la prima è: mi spieghi questa dedica a fine partita? L'avevo promesso a Marconi perché ho visto in lacrime e so quanto significa tenere una squadra, significa tanto, ci teneva molto. Diciamo che sono stati buttati fuori non proprio in modo corretto, allora ho detto tranquillo perché le tenebre arrivano per tutti e questa è vendetta. Allora, ci siamo un po' disuniti in campo e vabbè, il Milan è forte, non ha nessuna persona tra virgolette scarsa in mezzo al campo, è una cosa di cui ci siamo lamentati non solo noi del Napoli ma tutte le altre squadre. Complimenti a Ragnar, nonostante lui faccia tutte queste cose che non lo so, ti provoca, fa, non so ora cosa ha detto ai microfoni, però complimenti, un grande portiere, ha fatto un bel gol. Preso conto di questa partita? Allora, io voglio fare subito i complimenti alla mia squadra perché A, abbiamo giocato benissimo, da vera squadra, B, ha giocato a 5, mi avevano detto che era un torneo a 5, loro hanno giocato a 6 e tra l'altro loro non hanno uno scarso in squadra. Andiamo a vedere le liste di ogni squadra e vediamo quante pippe ci sono e quanti forti. 2/3 forti per squadra, qua sono tutti quanti forti, squilibrato. Poi magari mi sto sbagliando, mi faranno sapere le persone cosa ne pensano. Comunque i complimenti alla mia squadra la faccio. E poi a Ragnar faccio i complimenti per i gol. Tornasse però al circo, stiamo su un campo di calcio, il pagliaccio lo facessi altrove. Ok, Andrei qualcosa da aggiungere alle parole? Vabbè, faccio i complimenti alla mia squadra, ma faccio anche i complimenti al Milan. Dico anche una cosa che ha detto Fede, magari anche a Napoli-Roma, che le squadre ovviamente erano squilibrate, ma non c'è bisogno che lo dica io. Però comprendo anche il fatto che in 8 squadre non ci sarà mai lo stesso equilibrio. Quindi proprio per questo faccio complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato, soprattutto al Milan che alzerà la coppa. Eccoci qui, Fede. Eccoci qui, Lasa. Allora, semifinali di fuoco. Di fuoco. La Fede. Prima è stata prove generali, ma la seconda. La seconda, secondo me, poteva essere benissimo una finale. Sì, e invece ci ritroviamo a raccontare le stesse cose dello scorso anno. Cioè, esatto. Milan-Inter in finale, Lazio-Napoli in finale, terzo e quarto posto. Vedremo un grande derby. Esatto, tu che ti aspetti? No, non dico niente. Va bene, va bene.
No. Ah, dimmi quello che non ti aspetti. Grazie, no, perfetto.